Il compito era difficile: ricostruire la nazionale dopo l'era Lippi. Cesare Prandelli non soltanto ha superato l'esame sul campo, ma ha anche restituito centralità ai valori etici e al rapporto d'affetto tra la squadra e i tifosi azzurri. Sin dal primo obiettivo, il commissario tecnico non tradisce la fiducia della federazione. L'Italia si qualifica agli europei del 2012 con due partite d'anticipo ed in Polonia ed Ucraina sfiora il trionfo, sconfitta soltanto in finale dalla Spagna, già campione del mondo ed Europa in carica. Dal secondo posto europeo al terzo nella Confederations Cup, antipasto del Mondiale in Brasile. Ancora una volta è la Spagna ad eliminare l'Italia, ma stavolta in semifinale e soltanto ai rigori. Ora Prandelli è pronto a tornare in Brasile per il bis. Gli azzurri non sono i favoriti, ma arrivano al Mondiale dopo un cammino di tutto rispetto ed il record assoluto della qualificazione con due turni d'anticipo.